Buongiorno a tutti cari signori, benvenuti a questo nuovo video dal titolo Allerta, aumenta energia se devi vendere casa. È un video che devo fare perché mi stanno succedendo delle cose sulla vendita degli immobili che penso che sia molto interessante a chi sta pensando di vendere casa. Alcune cose anche non bellissime, ok? Prima di andare avanti mi presento, sono Simone Rossi, sono un agente immobiliare da 21 anni qui su Bologna. Abbiamo ottenuto dei premi molto importanti sia a livello nazionale che internazionale, siamo stati intervistati su Sky, Classy NBC, il Sole 24 Ore, trovi ovviamente tutto scrivendo Rossi Simone Immobiliare, ma soprattutto la cosa interessante ed è quella che sicuramente interessa più a te rispetto a che Simone Rossi vada in televisione è il fatto dei risultati che portiamo alle persone che ci affidano il loro immobile che noi decidiamo ad accettare. Mediamente riusciamo a vendere la casa in 42 giorni contro una media nazionale di 160 e mediamente la trattativa in fase di negoziazione circa l'1% sul prezzo, per cui mediamente se la tua casa la mettiamo in vendita a 200.000, il prezzo che ti portiamo mediamente è 198.000, contro una media nazionale invece del meno 15, meno 16%, ma adesso sarà ancora molto di più, ok? Sostanzialmente non ci paghi, ma siamo un investimento, ok? Per cui, siccome queste robe mi rendo conto che siano difficoltose da capire, chi è questo, chi non è questo, noi utilizziamo un sistema che si chiama Open House, ho studiato negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, ma non ascoltare me, ma le decine e decine di testimonianze che trovi sempre sul canale di commercialisti, avvocati, notai che hanno venduto casa con me e addirittura l'hanno venduto anche in alcuni casi a delle cifre superiori. Per cui, bando alle ciance, veniamo a noi. Stanno uscendo molti video interessanti, iscriviti al canale, te lo consiglio se stai pensando di vendere. Allerta, aumento energia se devi vendere casa. Allora, abbiamo venduto un semiattico in zona Saragozza, se sei di Bologna sai di cosa parlo, eravamo circa 500.000. Ok, siamo riusciti a venderlo, bene. Non è stato facile, e ti dico le tre trattative che abbiamo perso, su cosa, perché le abbiamo perse, ok? Allora, il condominio, le spese condominiali di questo immobile, era una casa di 140 metri quadri, erano circa 3.500 euro l'anno, per cui cos'era comprensivo? Energia, acqua calda, e riscaldamento ovviamente, e amministratore, tutto quello che ci avevi detto, ma la componente era suddivisa in questo modo circa, ok? 1.750 euro di spese di riscaldamento più acqua calda e altri 1.750 invece c'era l'amministratore, un piccolo portiere anche se non faceva il turno di notte e tutta questa roba qui, ok? Per cui questo a Bologna su un immobile da 140 metri in uno stabile di un certo tipo è una cifra accettabile, ok? Cioè è sempre stato così. Qual è il problema? È che non sarà più così. Mi spiego meglio. Trattative, ovviamente noi diamo sempre le delibere, le spese ordinarie, eccetera. C'era scritto questa cifra qui, ma la gente non fa più riferimento giustamente a questa cifra qui. Sono venuti anche degli architetti, delle persone che lavorano in ambito energetico, eccetera, interessati, e mi hanno detto, Simone, se questa è la cifra, con questi dati, il prossimo anno questo è un condominio che viaggia a cavallo dei 5.500 euro. Ok? Per cui, a questo punto, succede una cosa molto importante, che le persone si fanno condizionare da questa cosa qui, ok? Perché ovviamente cosa succede? Banalmente, se uno fa un mutuo, lui ha una piccola somma, anzi una discreta somma, che in alcuni casi addirittura può corrispondere alla rata del mutuo, ok? E lui sa che praticamente ha circa, diciamo un conto, 500 euro in più al mese per stare in quel condominio, ok? E la quota importante ovviamente è sicuramente sul riscaldamento e anche sugli affini, ma soprattutto sul riscaldamento e l'acqua calda, ok? Per cui questa situazione non è ancora esplosa perché banalmente i dati che si devono far vedere sono quelli ufficiali che fanno riferimento alle spese condominiali dell'anno prima, ok? Per cui quando si faranno le nuove verbali, che ci sarà il previsionale, ragazzi, diventerà un bel casino, soprattutto su stabili con riscaldamento centralizzato, grandi e costosi di questo tipo. E come posso dire, mi sono segnato due o tre dati, ok? La cosa folle da questo rientro delle vacanze, già un pochino a luglio, ma a settembre ancora di più, è stato un dato che non mi era mai capitato, che era questo, che la gente sull'usato ha cominciato a chiederci la classe energetica, ok? Per cui, mentre prima c'era una grande differenza, se era nuovo mi interessa particolarmente sapere, eccetera, 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 sull'usato invece non capitava, cioè se era un immobile era un classe G o era un classe D o E, non cambiava niente a nessuno, ragazzi, ok? A nessuno, non c'è mai stata una trattativa inchiodata perché la classe pensavo fosse meglio. C'era un distacco col nuovo o il seminuovo, certo, ma sull'usato non gliene fregava niente a nessuno. Questa sta cominciando a diventare una discriminante, per cui classe G, ragazzi,
da adesso in poi avranno vita dura. Mi sono fatto un appunto per darvi un dato, ok? Tra un classe A, ok, e un classe G, il consumo medio, ok, è per 10. Ok? È un dato che ho trovato su internet, per cui io non sono un ingegnere, un termoidraulico, un ingegnere termico, però ho detto, ho fatto delle simulazioni tra una casa sostanzialmente in classe G e in classe A e il consumo banalmente per scaldarsi, dispersione, eccetera, è 10 volte superiore. Abbiamo un'idea di che cosa significa questo? Ok? Che se un classe A ci vogliono 500 euro all'anno, un classe G ci vogliono 5.000. E questo sta prendendo un bello stacco, ragazzi. Cioè, questa sta diventando veramente una cosa estremamente importante. Per cui, io vi dico personalmente, se fossi un proprietario di un immobile in classe G o ancora peggio all'interno di un condominio molto ampio, ok? Secondo me saranno immobili che diventeranno sempre più difficili da vendere. Alla luce di queste cose, almeno che domani non ci sia qualcuno che faccia uscire dalla lampada qualcosa di interessante e torna tutta alla normalità. Ma già c'era già una proiezione, non tanto sulla classe energetica, ma sulle spese condominiali. Difatti è un grande classico, se prendo 10 persone, 7/8 preferiscono l'autonomo. Poi adesso c'erano le termovalvole, si era un po' mitigato questo score, però c'era della gente che dice io esco di casa, voglio spegnere il 30% di franchigie e tutta questa roba qui, ok? Per cui ragazzi, attenzione, immobili che hanno delle spese condominiali dentro in condomini molto grandi, molto alte, saranno destinate forse anche, non dico raddoppiare, ma quasi, ma ci siamo capiti. E seconda cosa, anche sullo usato, tanti acquirenti già in chiamata ci chiedono la classe energetica, il consumo medio. Semplicemente perché ve l'ho detto, c'è un grande stacco con classe A o classe G di 10 volte. Non ho fatto la simulazione da D, C a G, perché banalmente se c'è un immobile col cappotto esterno, magari possiamo già ambire, arrivare a una classe D, C anche se è un usato, classe G diventeranno tosto, ok? E ovviamente più è grande l'immobile, più questa roba si fa sentire. Questo ti volevo dire, per cui nel momento in cui stai pensando di vendere casa e c'hai un catamarano di questo tipo, per cui condominio grande, riscaldamento, classe G, ragionaci, forse è meglio farlo ieri che domani. Al prossimo video, iscrivetevi al canale, fatemi like se vi è piaciuto. Ciao!